alla seconda rappresentante italiana, alla 24enne Silvia Fontana. L'anno scorso ottava, l'abbiamo già detto, ai campionati europei e 19esima ai mondiali. Triplo Lutz, doppio Tolup. Qualche incertezza sull'arrivo del Lutz, che non ci è sembrato proprio completamente girato. E un bel triplo Tolup dopo una sequenza di passi. Trotola saltata è una destro. Una sequenza di spirali. Doppio Axel. Una bella trottola rovesciata. La sequenza di passi. E la trottola combinata in conclusione di programma. Compito svolto da Silvia, che si qualifica sicuramente, e questo sfogo finale. E pensiamo che quest'anno lei ha perso il campionato italiano. D'altra parte Silvia non è mai arrivata particolarmente in forma dei campionati italiani, mentre invece poi si trasforma nelle competizioni internazionali come i campionati d'Europa e i campionati del mondo. Quest'anno forse non si aspettava che Vanessa Giunchi avesse fatto il progresso, diciamo, sia tecnico che mentale, e si è trovata quindi un filino impreparata ad affrontare una competizione veramente dura. Anche era la sua prima uscita in Italia nella stagione, anche perché lei vive ormai da alcuni anni negli Stati Uniti. Vediamo intanto la ripetizione del suo programma. E vedete proprio il segno lasciato sul ghiaccio dalla mancata rotazione del triplo Lutz. Quindi una detrazione, una leggera penalizzazione nella combinazione. Ma credo che sia tutto come penalizzazione, per il resto è stato un programma, diciamo, impeccabile. Sarà il triplo Tolup dopo la sequenza di passi. Molto espressiva anche col viso. Ed ora il responso della giuria.
Vediamo quale sarà la sua posizione, un secondo, una terza posizione, credo. È una seconda posizione, una ottima seconda posizione. Dopo la Folkova.